Buonasera, benvenuti a questa nuova trasmissione dedicata alle elezioni amministrative che si terranno il 25 di maggio a Termini Imerese. Questa sera il candidato è Luigi Sonzeri, del Movimento 5 Stelle. Abbiamo preparato anche una breve scheda per quanto riguarda quello che è il più giovane candidato di tutta, diciamo così, la compagine che si presenta alle elezioni amministrative. Luigi Sonzeri, 28 anni, frequenta il liceo scientifico Nicolò Palmieri e si iscrive presso l'Università di Economia di Palermo. Si laurea in sviluppo economico e cooperazione internazionale. Durante il percorso universitario effettua un tirocinio presso il Parlamento europeo a Bruxelles. Nel 2011 prende parte ad una scuola di formazione politica chiamata Officina per lo sviluppo della cultura di governo e si iscrive al corso di laurea magistrale all'Università di Parma. Primo corso di laurea in Italia tenuto totalmente in inglese. Nel 2013 prende parte ad un programma interuniversitario e consegue un master alla Vilnius University in Lituania. A Parma lavora nel mondo dell'immobiliare. Si definisce un tifoso matto dell'Inter. Sogna uno sviluppo economico e sociale di Termini per quelle che sono le sue vere potenzialità, storia, cultura, turismo. Potenzialità dimenticate da un passato pseudo-industriale, scrive sempre, clientelare e politico, che ha solo usato i cittadini per scopi personali, distruggendo ciò che madre natura ci ha regalato. Scrive sempre nel suo curriculum: io e il mio gruppo stiamo vedendo oltre, a rivedere le stelle. Allora, usciamo da questi gironi infernali. Sì, diciamo che abbiamo deciso io insieme al nostro gruppo di metterci la faccia in queste amministrative e mettere tutto il nostro impegno, un impegno che nasce da più di 2 anni a questa parte, un impegno che è andato crescendo giorno dopo giorno avvicinandoci a queste amministrative ed è un impegno che lo dovevamo alla nostra città e al nostro territorio. È un impegno che ci vede partecipi in prima persona perché ci rendiamo conto che solo delle persone libere, oneste, pulite e preparate possono dare una svolta a questo territorio che altrimenti già lo è quasi morto, ma altrimenti prevediamo una brutta fine. Abbiamo deciso di creare questo gruppo che si è autocreato nel percorso di 18 persone che si stanno presentando in queste amministrative, 18 persone che per candidarsi hanno dovuto prima di tutto prendere certificato dei cari dipendenti, certificato del casellario giudiziario in tribunale, 18 persone che hanno un curriculum, hanno una storia, hanno un lavoro. 18 persone che hanno deciso di spulciarsi le carte, studiare i bilanci, capire le delibere, capire da che parte sta andando questo territorio. E quindi è un impegno preso con coscienza, è un impegno preso per puro amore di questa città. Le nostre candidature non sono delle candidature inventate all'ultimo minuto. Non siamo stati raccattati per strada, famiglia per provare a captare quei 10, 20, 30 voti. L'impostazione che abbiamo dato alla nostra lista è una lista di persone che hanno partecipato nell'arco dei 2 anni nello stilare il programma, nel capire quali progetti erano possibili fare, quali idee erano possibili realizzare. E nell'arco di questo periodo abbiamo deciso di mettere giù un programma che abbiamo presentato qualche giorno addietro all'amministrazione. Per queste amministrative, un programma aperto, partecipato, un programma che è aggiornabile, un programma che è stato condiviso con la cittadinanza domenica dopo domenica, elaborato, scritto e divulgato a tutta la città. Un programma che se non dovessimo vincere, cosa che insomma a questo punto mi auguro non succeda, visto cosa ci stanno proponendo gli altri, doneremo all'amministrazione del futuro perché, come abbiamo scritto nella prima pagina del nostro programma, non è soggetto a copyright. Il nostro programma, che è quello che secondo noi è il bene per questa società, non è nostro, è di tutta la città e lo doneremo a una futura amministrazione se non dovessimo essere noi. La cosa che molti forse non è chiara è che questa lista ha 2 anni che di lavoro dietro, Più di cioè 2 anni, sì, più di 2 anni. Questa lista ha cominciato a radunarsi, raggrupparsi, mettersi insieme, prima per strada, poi vicino alla villa, trascorrere le serate insieme, a creare gruppo. Un gruppo che si è sviluppato, è cresciuto. Un gruppo che è partito da 2-3 persone ed è diventato 60, 70, 80 persone che quotidianamente agli incontri vengono, partecipano, dicono la propria. C'è un processo proprio di democrazia interna e partecipazione interna all'interno del nostro gruppo. A candidarsi non è Luigi Sonzeri, a candidarsi
candidarsi è Luigi Sunseri, che è il portavoce scelto da quel gruppo. Quindi è una visione diversa, non è un'improvvisazione dell'ultimo minuto. E anche il programma nasce da quello. Il programma non è di Luigi Sunseri, non è neanche del gruppo solo. Il programma è un programma che hanno scritto i cittadini domenica dopo domenica, quando gli chiedevamo cosa non andava bene nel loro quartiere, cosa secondo loro non va bene nella città, come si può sviluppare. E poi anche quelle idee più semplici le mettevamo insieme, le costruivamo, ci costruiamo insieme dei progetti, delle idee, le votavamo, e se quelle idee andavano bene le mettevamo nel nostro programma. E così è cresciuto giorno dopo giorno. Non abbiamo avuto la premura di scrivere il programma gli ultimi giorni. Il nostro programma era pronto già da prima. Alcune delle nostre cose che abbiamo scritto le abbiamo proposte a questa amministrazione, che si è rivelata assolutamente sorda, cieca alle nostre proposte. Le proposte che secondo noi servivano per il bene di questa città. La candidatura del Movimento 5 Stelle alle amministrative non è una candidatura obbligatoria. Non ci siamo obbligati a candidarci, nessuno ci ha detto vi dovete candidare per forza. È una libera scelta perché ci siamo resi conto che questa città sta prendendo una strada irriversibile, una strada che invece noi vediamo possa essere diversa. E allora, dopo che l'abbiamo proposta, non c'è stata ascoltata da nessuna parte, abbiamo deciso che dovevamo per forza metterci in gioco e dare la possibilità ai cittadini, ai nostri concittadini, di votare gente slegata, con le mani slegate. Vedi, possiamo darci del tu. Ho ascoltato l'ultimo comizio di Burrafato in via Bevuto, dove diceva una cosa per me veramente aberrante, brutta, che mi ha procurato un fastidio enorme, quando mi ha detto probabilmente non ho fatto molto perché avevo le mani legate, perché avevo impegni preelettorali. È qualcosa che veramente, che per la nostra concezione, non sta né in cielo né in terra. Ma cosa vuol dire avere le mani legate? Ma avere le mani legate da chi, da cosa? E impegni preelettorali, cosa vuol dire avere impegni preelettorali? Gli impegni bisogna prenderli con la cittadinanza, con i cittadini. Le coalizioni si fanno con i cittadini, non si fanno dentro le chiuse stanze insieme al senatore di turno o insieme ai 2, 3, 4 amici di merenda con cui decidere il futuro di questa città. Questa città deve essere ripresa nelle mani, e deve essere ripresa nelle mani dai cittadini, con la partecipazione, con l'informazione. Il cittadino che deve votare il Movimento 5 Stelle non lo deve fare solo per protesta. Noi siamo non protesta, proposta, che è cosa ben diversa. Noi stiamo proponendo una visione diversa di questo territorio, ed è giusto che le persone che quando votino, cosa che noi stiamo facendo nei nostri comizi, votino con coscienza, con la responsabilità che con quel voto possono cambiare un territorio. Partiamo con una riflessione su quella che è l'esperienza di questi 5 anni di governo, non tanto sulla persona Burrafato, che non avrebbe senso. Questo forse non è stato chiaro, ma sull'esperienza politica di quest'ultima amministrazione. Beh, dal punto di vista politico diciamo che è stato un calderone. Negli ultimi 5 anni immagino che Burrafato si è presentato alle scorse amministrative e ha governato questa città con un calderone politico, un'aberrazione politica. C'era parte della sinistra, il PD, che si era mascherato sotto il progetto democratico. C'era l'MPA, c'era Forza Italia, c'era Micichè, c'era Lumia, c'era parte dell'UDC. Diciamo che è riuscito a prendere questo ventaglio politico che probabilmente persone che insieme non riuscirebbero neanche a prendere un caffè. Persone che hanno idee e concezioni della politica diverse l'uno dall'altro. E questo non ha fatto del bene alla città. E probabilmente quelle mani legate che lui ha ripetuto sono dovute anche a questo. Perché quando tu hai alle tue spalle gente con ideologie, programmazioni differenti e visione politica differente, sei quasi, come dire, obbligato a dare a loro delle risposte, perché ti tirano la giacca da un lato e dall'altra. E allora magari Burrafato, lui come persona, è una persona rispettabilissima, è una persona capace. Molti determinati gli avevano dato la fiducia perché lo vedevano come un giovane che si stava presentando alla città in maniera differente dagli altri. Però alle sue spalle c'erano delle persone che effettivamente volevano far altro, volevano andare al governo di questa città, volevano amministrarla per come ritengono loro più opportuno, e lui si è ritrovato con queste mani legate che adesso ci sta ripetendo. Ecco, queste aberrazioni politiche noi vogliamo che non esistano più. Noi vogliamo che chi vada ad amministrare questa città sia competente e libero, e che non ci siano una sorta di alleanze politiche semplicemente portate a vincere queste amministrative. La larga intesa
l'accumulo di questi tutti questi partiti, se serve esclusivamente a vincere, è una cosa che andrà a crollare, oppure non porterà nessun frutto alla città. Semplicemente sarà una spartizione di un qualcosa durante l'arco di 5 anni, ed è una cosa che noi non vogliamo assolutamente si ripeta. Chiaramente non si può parlare a un candidato sindaco senza chiedere cosa pensa della crisi della Fiat. Eh sì, questo è un problema che purtroppo questo territorio si è ritrovato a dover lottare sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista sociale. Purtroppo questo territorio 30-40 anni fa è stato soggiogato da una scelta politica che lo ha portato a sminuire tutto quello che Madre Natura effettivamente ci aveva regalato, ci aveva dato la possibilità di goderci. Non in un polo industriale, perché Termini non è mai stata una zona industriale. Termini è stata un'industria con due o tre industrie che lavoravano con la Fiat. Nel momento in cui il mercato e le oscillazioni del mercato hanno portato questa azienda privata a dover abbandonare il nostro territorio e spostarsi in Croazia, in Polonia, chiaramente, ci siamo ritrovati in una situazione in cui non sapevamo più cosa fare, non sapevamo più come vivere. Questa politica purtroppo si è intestardita con questa visione clientelare del lavoro, in cui per forza bisogna vivere di aziende e di industria, e hanno sottoscritto un accordo di programma che prevedeva esclusivamente la reindustrializzazione di un territorio. La reindustrializzazione di un territorio che praticamente non vede più alcun tipo di produzione. Adesso a Termini Imerese le aziende, soprattutto nella zona industriale, non esistono. Fanno proprio più magazzino, fanno come dire, altre tipologie, ma non producono. E allora questo territorio, quello che diciamo noi, è che si è ritrovato in una condizione, ma ancora non del tutto scoppiata, perché fin quando ci sarà la cassa integrazione, diciamo che si riesce a risolvere quantomeno il problema più grave, ma nel momento in cui queste persone, come quelli della Lear, come quelli della Caterpillar, che si sono viste ricevere le lettere di licenziamento perché quei famosi 300 milioni di euro sono andati persi e queste aziende hanno deciso di andarsi, queste persone, quando hanno ricevuto le lettere di licenziamento, non hanno più cosa fare in questo territorio, perché questo territorio non dà più la dignità alle persone di poter vivere, di fare una famiglia, di comprarsi una casa qui. Perché non c'è lavoro e dove non c'è lavoro una persona non può vivere. E allora noi abbiamo una visione diversa di questo territorio e ci dobbiamo scontrare purtroppo con questa gente che ancora va dietro a queste menzogne di queste persone che vedono una reindustrializzazione di questo territorio quando per 3 anni avevano tutte le carte in regola, sia economiche che politiche. L'amministrazione Burrefato significa Lumia, Lumia significa Crocetta e Lumia prima significava Lombardo. Eppure, pur avendo tutte queste persone, non sono riusciti a trovare una soluzione industriale per la loro visione. Per 3 anni, da quando è chiusa la Fiat ad oggi, non hanno creato un solo posto di lavoro, quei famosi 300 milioni di euro dell'accordo di programma. Non solo non ha creato un posto di lavoro, ma hanno fatto perdere il posto di lavoro a queste persone della Lear, che per me sono dovute andare via. E non solo questo, abbiamo perso anche quei fondi che servivano per una reindustrializzazione di un territorio. Perché in Italia la produzione non esiste più, in Italia non si produce più. E ripensare a una reindustrializzazione di un territorio non esiste in nessuna parte d'Italia. E perché dovrebbe esistere a Termini Imerese? E allora io quello che stiamo andando a dire un po' ai cittadini è quello: non fatevi prendere più in giro. Questo territorio, ringraziando Dio, Madre Natura, ognuno ha la sua visione, ma può vivere di altro. Allora proviamo a rilanciare quell'altro che ci potrebbe far vivere tranquillamente, potrebbe sviluppare economia, cosa che invece in questo momento non esiste. Allora, parliamo di altro, cominciando a parlare di turismo. Credo Sì. che sia uno dei vostri cavalli di battaglia. La riconversione turistica del nostro territorio è il nostro pilastro, è il nostro pilastro fondante. Noi siamo convinti che questo territorio possa essere riconvertito e possa essere sviluppato sotto una chiave turistica e possa essere fatto esclusivamente adesso. Non poteva essere fatto 5-10 anni fa quando c'era una produzione industriale, non potrà essere fatto tra 5-10 anni, perché se si continua in questa strada non si troveranno le soluzioni. Allora, questo territorio noi con dei progetti che stiamo mostrando alla gente a costo zero, come quello del recupero della fascia costiera, possono partire domani senza far spendere alle casse comunali un solo euro.
È un progetto che riguarda la realizzazione e il recupero della fascia costiera attraverso un processo di depurazione marittima con dei nitidi, con delle cozze, che possono, uno, depurare le acque, due, incrementare la flora, tre, incrementare la fauna, quindi il pescato, e quindi dare più possibilità ai nostri pescatori di riappropriarsi del mare. 5. Abbiamo la possibilità di recuperare il contatto con il mare, cosa che invece è venuta a mancare. Io, avendo 28 anni, ho vissuto con i racconti dei miei genitori, con i racconti della mia famiglia, dei miei nonni, delle mie zie, che mi raccontavano di un'altra Termini, di una Termini che io non ho mai vissuto, di una Termini piena di coste, di una Termini piena di mare, di spiagge, di sole, di riserva naturale, una Termini che viveva di pesca, di agricoltura. La Termini che ho visto io è una Termini inquinata, grigia, industriale, dove il semplice cittadino non può farsi neanche una passeggiata a mare perché non ci è concesso, perché ci hanno strappato il porto, perché ci hanno strappato le nostre terre, le nostre coste, e le hanno affidate a delle persone che hanno fatto tutt'altro. Vedasi percolato, vedasi pirocassificazione, vedasi porto industriale. E allora questo territorio può vivere di altro. Noi stiamo dimostrando con i fatti e con i progetti che può vivere di altro e può far vivere l'intera cittadinanza di quest'altro. Ma bisogna ripartire dal minimo. Bisogna ripartire dal concetto di decoro urbano, dal verde, dal piano del colore, dalla possibilità di una mobilità differente. Ad oggi un turista che arriva alla stazione di Termini Imerese non ha la possibilità di prendere un autobus e di arrivare a Termini Alta, al Duomo, o non ha la possibilità di visitare il museo, o non ha la possibilità di andare al parco archeologico di Mera e visitarlo. Abbiamo la più grande necropoli del Mediterraneo che è chiusa dentro dei container. In qualsiasi altra parte del mondo vivremmo solo di quello. Eppure noi non ci riusciamo. E allora quello che diciamo noi è: bisogna ripartire da zero. Vogliamo svilupparci con il turismo? Bene, abbiamo la fase 2 della fase industriale, che è la zona che va dalla Mondi al Pol, allo svincolo autostradale, che è un deserto di cemento e di strade. Si può recuperare, si può riconvertire. Recuperiamo quella fascia, recuperiamo il turismo cittadino, che è quello delle terme, che è quello delle barche da diporto, che è quello delle chiese, dei quattro musei che ha questa città. Recuperiamo la possibilità di rimettere in circolo dei turisti. Giusto stamattina abbiamo avuto la possibilità di vedere dei turisti di Lione che non sapevano dove andare, non avevano segnaletica, non sapevano in quale posto andare a mangiare, non sapevano cosa andare a visitare. E allora perché dobbiamo fare scappare anche quei pochi che in questo momento in questa città che non merita? Perché io da turista non verrei alloggio a Termini Imerese. Non verrei perché è mal gestita, perché è piena di immondizia, perché non è curata, perché le panchine sono divelte, perché le palme sono rase al suolo e non ci hanno piantato neanche un fiorellino. Però tenete presente che siamo all'anno zero, un dato che generalmente noi forniamo è che il Museo Archeologico di Mera fa 1.000 visitatori paganti l'anno, significa 2.000 euro. Nulla, nulla, bisogna risponsorizzarlo. Non è possibile che un parco del genere come quello di Mera, io abito lì vicino, a Campagna lì vicino, lo conosco bene, faccio quelle strade quasi tutti i giorni. Sono strade dissestate, distrutte, non raggiunte dai mezzi pubblici. Un turista come deve arrivare? Se io domani faccio venire un mio amico che viene da Parma, dove ho studiato, e gli dico: guarda, abbiamo delle bellezze uniche, vanne a visitare. Se non glielo porto io, chi glielo porta? Come ci va? Non ci sono mezzi pubblici, non ci sono taxi. Allora, se bisogna far sviluppare quella zona, che in questo momento a studente è degradata, bisogna pensarlo. E non si ci può svegliare la mattina dicendo: sì, va bene, possiamo puntare al turismo, però solo quello cittadino, se nel frattempo, nell'arco di 5, 10, 15 anni, non si è fatto nulla che andasse in quella direzione. Quello che noi stiamo dicendo è: bisogna riappropriarsi di quelle bellezze culturali, naturali, e metterle alla disposizione dei turisti. Quindi ricreare dei percorsi museali, creare dei percorsi cittadini, ridare mobilità a un territorio che vive solo di spostamenti con la macchina, ridare un decoro urbano che questa città ha perso, una gestione della differenziata diversa che elimini quelle montagne e cumuli di immondizia dappertutto. Qualche proposta è stata fatta, una di queste è l'acquario. Sì, l'acquario è una delle bufale dell'anno. L'acquario, diciamo che
Da loro viene proposto come un attrattore. Ecco, mi devono spiegare cosa significa creare un attrattore turistico quando abbiamo tutto quello che finora abbiamo elencato: quattro musei, chiese bellissime, ville bellissime, parco archeologico, necropoli, mare, spiagge. Perché dobbiamo creare un attrattore che sarebbe cemento su cemento? Un attrattore che è assolutamente antieconomico. Un bambino capirebbe che non ci sarà mai un solo privato che vorrà investire a Termini Imerese. Perché? Perché se proprio devi fare l'acquario, probabilmente lo fai a Palermo. Due, un acquario del genere che costa quasi 40-50 milioni di euro, ma ammortizzato nell'arco di 10 anni sono 4-5 milioni di euro l'anno. E ci siamo resi conto che un acquario come quello di Genova costa 1 milione di euro al mese di luce. Significano 15 milioni di euro all'anno, che diviso per un massimale di 800 persone al giorno per 365 giorni l'anno, spiegatemi quanto dovrà costare un biglietto per questo acquario e quale sarà la possibilità di sviluppo di queste persone. Allora, se si prova a realizzarlo con soldi pubblici di una regione che sta affondando, per me è pura demagogia. Se ci sarà un privato che vorrà investire e vorrà realizzarlo con i soldi assolutamente propri, secondo me non ci sarà mai un imprenditore che lo realizzerà, ma ammesso che ci sarà, noi potremmo anche essere favorevoli, ma si deve accollare in toto le spese, la gestione, perché altrimenti andiamo a creare un'altra, come dire, struttura di cemento inutile, un'altra cattedrale in un deserto che vedrà probabilmente l'insieme di un porto commerciale pieno di container. Mi devono spiegare come fanno a coesistere l'uno accanto all'altro. Mi portano l'esempio di Genova, ma il porto di Genova non è il porto di Termini Imerese. Il porto di Genova è un porto enorme. Non è il porticciolo di Termini Imerese che dovrebbe vivere di turismo. Il Porto di Genova ha una struttura molto più grande che attrae 25 milioni di persone. Tutto il nord si riversa la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Veneto, tutte le zone convogliano verso lì. Noi abbiamo un bacino di 5 milioni di persone in Sicilia, gli altri dovrebbero venire nel nostro territorio. E con quali infrastrutture? Dove atterri? Dove vai? Con quali strade arrivi? E poi una volta che vanno al museo, una volta che vanno all'acquario, poi cosa fanno questi cittadini? A Genova hanno altro, possono visitare altro. A Termini cosa devono andare a vedere? Le terme che sono in mano ai privati, la Villa Palmeri che è stata abbandonata, il museo che non ci sa neanche come andarci. Allora quello non è un attrattore, quella è un'invenzione dell'ultimo minuto per farsi campagna elettorale per una cosa che non esisterà mai. A parte il fatto che Palermo sembra essere 20 passi più avanti rispetto a Termini Imerese. La politica turistica del Movimento 5 Stelle. La politica turistica del Movimento 5 Stelle è un turismo culturale e verde. Abbiamo bisogno di rilanciare quello che già abbiamo. Non dobbiamo inventarci altro. E allora, come dicevo poco fa, bisogna recuperare quei beni archeologici monumentali che abbiamo, riaprire quelle chiese e quel castello che è chiuso e che non è possibile visionare, dove è possibile godersi di una visuale bellissima. Riappropriarci del verde, risistemarlo, ricurarlo, delle ville che abbiamo, dalla Guglia al Palmeri. Bisogna riprendersi e ridare ossigeno e colore a questa città che invece è stata distrutta da questa industria. Abbiamo la possibilità di farlo sviluppare, di far sviluppare questo turismo riproponendo bene quello che abbiamo, creando degli attrattori che ti permettono di far arrivare flotte di turisti semplicemente per vedere quello che abbiamo. Non quello che vogliamo creare, che probabilmente non si creerà mai. Abbiamo presentato la proposta dell'albergo diffuso, delle strutture ricettive, è una nostra legge, una legge del Movimento 5 Stelle, firmata da Claudia Dal Rocca, che è una nostra portavoce all'ARS, dove dice che si possono realizzare strutture alberghiere senza costruire di nuovo, utilizzando quegli appartamenti, quelle stanze, quelle camere, quei bassi per fare strutture ricettive, con dei finanziamenti prestabiliti, con la possibilità di realizzarlo, di riappropriarsi del centro storico. Non dobbiamo andare a costruire, non dobbiamo cementificare o realizzare nuove opere quando l'intera città è piena di vendesi e affittasi. Dobbiamo riappropriarci del nostro territorio, del nostro centro storico. E solo in quel modo, gestendolo in una maniera diversa, ridando decoro, ridando una mobilità differente, hai la possibilità di sviluppare effettivamente un territorio che non deve vivere solo di Termini Imerese. Abbiamo Castelbuono che si è sviluppata ed è nell'entroterra. Abbiamo Cefalù a 30 km, Campofelice a 15. Abbiamo dall'altra parte Bagheria che si sviluppa molto di più dal punto di vista turistico e non ha le nostre bellezze probabilmente.
Abbiamo Mondello dall'altra parte, allora perché non far sfruttare quello che abbiamo qui? E lo si può fare perché Cefalù ci vive, Campo Felice ci vive, Bagheria ci vive, e perché non possiamo farlo noi? Bisogna semplicemente avere una visione diversa. Ecco, questa è importante. La gente quando andrà a votare deve capire che andrà a votare per la prima volta in maniera politica. Due persone che hanno una visione totalmente opposta, l'amministrazione uscente e noi. Qui o si vota una Termini industriale piena di aziende che smaltiscono il percolato, che fanno pirogassificazione con un porto commerciale, con una città mal gestita, oppure delle persone che hanno una visione di Termini diversa. E per la prima volta sarà un voto di coscienza, un voto politico, è un voto che responsabilizza la persona. Perché prima era diverso, davi il voto all'amico, al cugino, al parente in questo sistema becero della politica. E il voto andava di riflesso a una compagine politica e al sindaco. Adesso il voto al sindaco è un voto che va dato con molta coscienza. Bisogna che i cittadini si riprendano la responsabilità di quel voto. E invece, guardando il programma, voi dedicate una parte consistente alla cultura. Certo, sì, crediamo che la cultura permetta di far vivere. Con la cultura si mangia. Chi dice che non si mangia è assolutamente falso. All'interno del nostro gruppo ci sono persone che effettivamente si stanno occupando di questi processi da tantissimo tempo. Bisogna rimettere in moto e coinvolgere le scuole, le parti sociali, tutti quanti per far capire, riprendersi e riappropriarsi del lato culturale di questa città, della biblioteca liciniana, dei nostri beni culturali, della possibilità di far partecipare i ragazzi alle attività culturali, attività museali, attività archeologiche, di fargli capire di quanto è bello il nostro territorio e cosa può esprimere il nostro territorio. Un territorio che non vive di cultura, un territorio che non vive di turismo, è un territorio che andrà a morire sicuramente. E allora per noi era una parte assolutamente fondamentale. E tanto è che abbiamo deciso che se dovessimo andare a amministrare questa città ci sarà un assessorato che sarà solo turismo e cultura. Solo dedito a queste cose perché riteniamo che anche solo una persona è poco. E bisogna tornare a far partecipare la gente alle scelte della città. Quello che noi diciamo è che la partecipazione deve essere il motore principale di questa amministrazione, di una nostra amministrazione, perché non sarà Luigi Sunseri con la sua squadra di assessori a cambiare questo territorio. Questo territorio va cambiato con la partecipazione di tutti i cittadini. Allora, se tutti insieme crediamo che questa Termini possa vivere di cultura, se questa Termini possa vivere di turismo, allora possiamo realizzarlo e lo possiamo fare insieme. L'elenco dei problemi della città, si parla spesso del traffico e si parla anche delle zone blu. Sì. Le strisce blu sono sicuramente mal gestite. Non siamo contrari in assoluto. Abbiamo visto che comunque si creavano quegli spazi vuoti che permettevano alla gente di posteggiare all'orario giusto, al momento giusto. Però certamente non si possono vedere le strisce. Bisogna intanto rimodularle. C'è un eccesso di strisce blu. Perché ci sono delle leggi che ti obbligano ad avere anche le strisce bianche nelle vicinanze. E cose che invece in molte parti della città non esistono. Bisogna rivedere soprattutto le zone. È inammissibile che accanto all'ospedale ci siano le strisce blu. Bisogna rivedere le tempistiche. È inammissibile nel resto d'Italia durante i pranzi, durante il pranzo, non ci deve essere la striscia blu. Devi avere quella fascia di 1 ora, 2 ore di libertà. E invece ad oggi vanno dalle 8 alle 20. E allora bisogna rivederle, non annullarle, non cancellarle, ma rivederle certamente, perché questa impostazione che è stata data non va bene. Mobilità. È ovvio che Termini non può continuare a vivere in questo stato di mobilità. Non ci si può stare 20, 30, 40 minuti per fare Termini bassa, Termini alta. Allora bisogna rivedere il concetto di mobilità. Noi abbiamo pensato a dei progetti che con 4-5 autobus cittadini ti permettono di sviluppare una mobilità diversa, degli autobus che fanno un circolo continuo e tu sai che da Sant'Antonio puoi scendere a Termini Bassa e allora con l'altro autobus arrivi a Sant'Antonio, poi prendi quell'altro e vai a Termini Bassa. Bisogna cercare di creare dei circuiti che nel resto d'Italia funzionano, nel resto delle cittadinanze funzionano, a Termini non sappiamo. Io sfido un solo cittadino termitano che mi sa dire l'orario di partenza dell'autobus e il tragitto dell'autobus termitano che fa dalla stazione a Termini Alta. Io credo che non ci sia nessuno che lo sappia. Allora bisogna sviluppare questi processi di mobilità differente. Inoltre, con mio grande stupore,
E io non sono un fermo sostenitore da anni, quando tutti mi prendevano per pazzo. Dicevo che con le bici a pedalata assistita a Terni si può girare. Adesso in questi giorni sto vedendo che delle persone hanno cominciato a spostarsi in maniera differente, con queste bici che non sono le bici normali, ma sono delle bici comunque che ti aiutano nella spinta ad affrontare anche le salite più pesanti, come possono essere la serpentina, come possono essere i cavallacci. Benefici: non consumi, non inquini, non paghi assicurazione, non paghi il bollo. Fai il bene alla tua salute, fai del bene alla tua città, ti sposti con molta più semplicità e non hai bisogno di andare a parcheggiare nelle strisce blu e pagare le multe o pagare il ticket. Allora, bisogna rivedere il concetto di mobilità cittadina, che passa sicuramente per gli autobus, poi tutto il resto è un surplus, cioè se le persone ritengono che vada fatto si può fare, ma certamente bisogna rivederlo da quel punto di vista, perché è inammissibile che questa città per spostarti devi per forza prendere l'auto o lo scooter. Perché non è, in questo modo non è assolutamente gestibile. Non è normale che la domenica i centri naturali e il centro storico rimangano aperti, che la mamma con il passeggino deve avere paura a scendere giù dal marciapiede perché la macchina dietro gli suona il clacson di continuo o gli si inchioda a pochi metri. Allora questo non è assolutamente possibile, non è immaginabile che in un centro commerciale come quello di Termini Bassa non ci sia la possibilità di godersi la passeggiata domenicale. Almeno le domeniche è fondamentale, per poi rivedere il piano del traffico in maniera assoluta, ma almeno dei giorni, il sabato e la domenica, devono essere chiusi. Il sindaco la scorsa volta ha organizzato un evento, il primo evento della campagna elettorale con i bimbi in Piazza Duomo. A prescindere o meno dalla bontà dell'azione nel organizzare un evento del genere con i bambini, ma è assurdo che non abbia pensato a chiudere il traffico in Piazza Duomo. Cioè noi avevamo i bambini che giocavano da un lato e le macchine che sfrecciavano dall'altro, con tutto quello che ne consegue: rischi, inquinamento, rumore, inquinamento acustico. Dobbiamo rivedere la città in maniera diversa, dobbiamo renderla vivibile. A Termini dobbiamo essere felici di vivere, non ci dobbiamo vivere perché lavoriamo in un'industria della zona industriale. Dobbiamo vivere a Termini perché siamo felici di vivere in una città vivibile, cosa che non è mai stata trattata in questo territorio. E servizi essenziali, l'acqua e i rifiuti. Partiamo dall'acqua. C'è stato un referendum che, dove i cittadini hanno scelto che l'acqua ritorni ad essere pubblica. Cosa? La gestione privata di un bene pubblico è aberrante solamente a dirlo. Il fatto che le amministrazioni precedenti, chiaramente non comunali, ma è una cosa nazionale o regionale, abbiano affidato un bene essenziale primario come l'acqua a dei privati era per noi veramente assurdo, tant'è che noi come Movimento 5 Stelle siamo stati tra i promotori di questo referendum e ad oggi siamo quelli che giornalmente la regione si battono per far ritornare la gestione dell'acqua ai comuni. Questo comune, con le parole, seppur avendo, come dire, referenti politici immediati, visto che Crocetta è lo stesso identico partito di Burrafato, non sono riusciti a far ritornare la gestione all'interno dell'amministrazione. Noi ci batteremo ancora di più affinché questa avvenga. Ed è giusto che l'amministrazione e il comune mantenga il possesso e la gestione di questo bene, che è primario. Non voglio neanche provare a parlare dei dissesti idrici della nostra città. C'è una perdita a Termini Bassa da più di 2 mesi, eppure con una delibera di giunta un giorno il sindaco a 2 mesi delle elezioni si svegliò dicendo che c'era la ditta che andava a riparare il problema e che invece a quanto pare non sta facendo questo che sta, quello che per cui è stata chiamata a fare, perché quella perdita è lì da più di 2 mesi costantemente, perde acqua. Nel frattempo ci sono parti della città che non hanno acqua, ci sono parti della città che non ricevono acqua in questi giorni da 2 o 3 giorni. E allora bisogna intanto riportarla in gestione nella comunale, quello è il primo passaggio obbligatorio, e poi bisogna rivederne la gestione, perché in questo modo certamente è stata fallimentare. L'altro grosso tema sono i rifiuti. Non è certo bello in città vedere, visto che si parla anche di attrattiva turistica, vedere i cumuli dei rifiuti spesso che sono presenti in varie parti della città. Certo, certo. Noi abbiamo le idee chiarissime e penso che ce l'abbiano il mondo intero, solo a Termini non si riesce a fare. E la raccolta differenziata. La raccolta differenziata spinta porta a porta con tariffazione puntuale. Cosa vuol dire? Significa che non ci possiamo più permettere cassonetti di immondizia pieni. Non possiamo più permetterci che tutto venga gettato all'interno dello stesso cassonetto. Questa amministrazione ha provato a lanciare in alcune zone della città una raccolta differenziata.
assolutamente insufficiente, che poi ha abbandonato nel corso del tempo. È dimostrato economicamente che il rifiuto non è un meno nei bilanci comunali, ma deve essere un più perché è una risorsa. E questa risorsa lo può diventare solo ed esclusivamente facendo una differenziata. Una differenziata che faccia la carta, il vetro, il cartone, la plastica, l'organico. A Termini non si fa nulla di tutto ciò. Allora dobbiamo ripartire palazzo per palazzo, appartamento appartamento per appartamento, e ridare la possibilità alle persone di gestire il proprio rifiuto in maniera differenziata, per fargli fare tutte le tipologie di raccolte, per andarle a prendere casa per casa, non con le campane, non funzionano. La raccolta differenziata si fa solo porta a porta. E se gli fai capire al cittadino che questa raccolta differenziata aumenta il decoro, ti diminuisce, quindi niente più cassonetti pieni e stracolmi di immondizia con topi e disagi delle maggiori specie, visto che addirittura anche davanti alle scuole, io mi ricordo c'è stato un periodo in cui c'erano cumuli enormi di montagne ed era una cosa veramente vergognosa. Ma diminuisce anche il costo mensile della bolletta, della tariffazione sull'indifferenziata, perché se tu andrai a pagare come nel resto d'Italia per quanto effettivamente produci. Se tu produci un sacchettino di indifferenziata a settimana, tu pagherai solamente per quel sacchettino di indifferenziata, perché il resto va riciclato e crea reddito. Allora, quando smetteremo di vedere i rifiuti come una cosa che ci costa semplicemente, ma la vedremo più come una risorsa, allora cambieremo la gestione anche dei rifiuti. Ed è una cosa su cui noi tendiamo a puntare con molta forza, perché è fondamentale, ne vale della civiltà e della cultura di un territorio e della possibilità di farlo sviluppare in maniera turistica, perché poi possiamo avere le più grandi bellezze di questo del mondo. Ma se poi ci ripresentiamo con la città, con lo stato in cui è, certamente il turista non è invogliato a rimanere, a tornare alla nostra città. Perché secondo te questo non si è fatto fino adesso? Lì serve una volontà politica fortissima. Io mi ricordo quando ero bambino, addirittura si facevano le raccolte nelle isole ecologiche della carta. E allora spiegatevi il motivo per cui non è possibile incentivare la differenziata e addirittura tornare indietro. Cioè, noi abbiamo provato a rilanciare la differenziata, questa amministrazione ha provato a rilanciare la differenziata in maniera errata, a mio avviso, quartiere per quartiere, e poi è ritornata indietro quando si è reso conto che non andava bene. È dimostrato che meno del 40% della differenziata è un costo, la differenziata deve stare sopra il 40%. Sotto è assolutamente antieconomico. A noi non interessa fare la differenza dal 12 al 13 al 17 o al 21. La differenziata va spinta, la differenziata deve annullare i cassonetti. È un processo culturale, ma è anche uno shock psicologico, perché la gente si deve ritrovare dall'oggi all'indomani senza i cassonetti, deve capire che domani mattina devono cominciare a differenziare. Solo differenziando si può migliorare questa città. E allora ci vuole anche il coraggio politico di attuare certe scelte, che sono delle scelte forti, senza dubbio, ma che sono state fatte in tanti altri comuni molto più virtuosi del nostro e hanno portato a dei risultati assolutamente evidenti. Abbiamo studiato un caso per eccellenza, che è quello di Zaffrana Etnea, ma possiamo parlare anche di Castelbuono, molto più vicino al nostro. Degli amministratori che fanno parte anche dello stesso ATO nostro sono riusciti a portare la differenziata a percentuali elevatissime. E allora non è la possibilità o l'impossibilità di farlo, è la possibilità di vedere una visione politica che ti permetta di risolvere questo problema con una scelta politica. Non siamo un territorio che non se lo può permettere, ci sono territori che se lo possono permettere. È la politica che deve puntarci con tutto l'impegno possibile e immaginabile, se lo si ritiene opportuno. Se invece non lo si ritiene opportuno, si può continuare tranquillamente a gestire l'immondizia in questo stato. Però è giusto che vada aggiunto questo particolare, che i comuni che hanno superato il 50% di differenziata sono sempre piccoli comuni, questo bisogna dirlo. Io ho avuto la fortuna di vivere in una città come Parma, dove nell'amministrazione precedente a quella del Movimento 5 Stelle la raccolta differenziata era pari al 27-28%. In un anno e mezzo di amministrazione a 5 Stelle con Federico Pizzarotti sono arrivati, perché io mi sento anche facente parte di quella città, al 67-68%. E quello è un comune che costa 180-190 mila abitanti. Credetemi, è una scelta politica. E
È vero, i comuni che hanno avuto maggior successo sono stati quelli più piccoli, dove la gestione era più semplice, ma ciò non vuol dire che a Termini non si possa fare. Cominciamo a partire dalle zone centrali. Cominciamo a partire dai centri naturali, Termini Alta, Termini Bassa. Cominciamo a partire dalle zone centrali. Spingiamo le attività commerciali a fare la raccolta differenziata. Diamogli degli obblighi. Facciamolo raccogliere la plastica, il vetro, la carta e il cartone intanto a loro. Diamo il buon esempio. Non è una cosa che si fa dall'oggi all'indomani, non è che se vince Luigi Sunseri di un giorno all'altro si porta la differenziata al 70%, ma certamente bisogna prendere l'indirizzo, e questo indirizzo è prettamente politico. E tu sei il più giovane candidato per la carica di sindaco. E quale pensi possa essere la politica giovanile del movimento? Considerato che, insomma, i giovani spesso in queste città si lamentano. Sì, bisogna certamente puntare a questi giovani che oggi si ritrovano senza un lavoro, senza la possibilità di trovare un lavoro. Allora dobbiamo ridargli di nuovo le possibilità affinché questo lavoro lo si ricrei anche autonomamente. Bisogna dargli tutti quei mezzi affinché queste persone riescano a trovare questa tipologia di lavoro. Bisogna informarli, bisogna tornare a farli partecipare. Bisogna incentivare l'associazionismo, bisogna permettere a questi giovani di riappropriarsi di un territorio che invece lo stanno per perdere e si dovranno allontanare. Allora coinvolgerli nelle attività culturali, nelle attività sociali, rimetterli in moto è veramente, secondo noi, dovranno essere il motore di questa società, di questo territorio. E quindi bisogna ritornare a farli partecipare, a reinteressare della cosa pubblica, a farli reinteressare della città, delle attività culturali, delle attività turistiche di questa città. E solo grazie ai giovani possiamo pensare di cambiare un territorio. Noi quello che stiamo provando a fare è coinvolgerli di nuovo, fargli rinascere quella passione per la città, per il proprio territorio, perché è fondamentale, si sono visti tolti il futuro. Le persone come me, giovani come me, ma anche più giovani di me, si sono visti strappati quelle possibilità di poter creare una famiglia all'interno di questo territorio. E allora invece bisogna riattirarli. Ed è la critica che mi viene fatta più delle volte, visto che non hanno altro cui fare, che farmi, vabbè, è un picciuttedo, ha studiato fuori, sta ritornando. Io sono il classico esempio di quella persona che poteva rimanere fuori. Poteva continuare a guadagnare fuori e invece per amore sfrenato, a volte anche insensato, nei confronti di questo territorio, ha deciso di ritornare con le proprie capacità. Sono l'opposto della fuga delle menti. Io sono andato fuori a studiare e voglio mettere in atto le mie capacità e le capacità di questo gruppo, di queste persone all'interno del nostro territorio. E devo farlo capire ai giovani. Sto incontrando tantissimi ragazzi e ragazzini. Sto provando a dare loro di nuovo la speranza, l'idea, la voglia di cambiare questo territorio. Un esempio, ho un ragazzino di 14-15 anni che mi segue dal primo all'ultimo comizio, non si è mai presentato, viene lì con la sua biciclettina, la lascia, mi ascolta e se ne va. Perché in loro sta rinascendo la voglia effettiva, reale, di poter cambiare questo territorio. Perché anche loro subiscono questa pressione psicologica, sociale, economica, di disagio delle loro famiglie, e la subiscono soprattutto i bambini, che sono quelli che la soffrono senza neanche esporla, senza neanche dirla, senza neanche arrabbiarsi con questa società che gli sta togliendo una cosa che per loro dovrebbe essere un diritto, la possibilità di vivere la propria città liberamente e di viverla con gioia. E allora noi stiamo lavorando molto su questa fascia, perché crediamo che loro devono essere, noi dobbiamo essere il motore di questa città, perché senza di noi, senza di loro questa città sarà una città piena di anziani che hanno fatto già la loro storia e che non vedono un futuro diverso per questa città. Allora bisogna puntare molto su questi ragazzi, fargli capire che c'è la possibilità e riportare a coinvolgerli, a farli partecipare, a renderli attivi in questa società. Tu hai parlato di famiglie, chiaramente le famiglie in difficoltà a Termini sono molte. Parliamo di una politica sociale. Politica sociale che in questo momento non credo ci sia l'assessorato. La delega è stata rimessa nelle mani del sindaco. E dove? In una città dove il problema sociale è enorme, dove la crisi economica è conseguenza, è insieme alla politica sociale. Allora non si può continuare a non avere una persona che si occupi del sociale in un territorio così degradato come quello termitano.
hanno fatto fuori politicamente l'assessore che si dedicava alle politiche sociali dall'oggi all'indomani e hanno preferito non ridare la delega a nessun'altra persona e tenerla in mano l'assessorato. Noi ci siamo incontrati con gli operatori sociali che si occupano quotidianamente di questi problemi e ci hanno evidenziato dei problemi enormi. Ci sono case famiglia che non prendono i soldi da più di 11 mesi, stipendi da più di 11 mesi. Ci sono persone che lavorano per il bene di questa società che non vengono retribuite, che non riescono a fare il lavoro per cui devono essere fatti, che non c'è una programmazione né annuale né triennale del piano politico-sociale di questa città. E allora quello è veramente la base. La base perché altrimenti questa città si ritroverà una bomba sociale enorme. Che si ritroverà a lottare nei confronti di quelle persone che si ritroveranno in uno stato di degrado ancora di più economico e sociale nell'avvenire, perché ancora non abbiamo, come dire, fatto scoppiare quello che c'era da scoppiare. Stiamo vivacchiando, stiamo affondando lentamente, ma nel momento in cui affonderemo, capiremo che non avere un assessorato alle politiche sociali, non avere una programmazione sociale seria, importante, ci creerà moltissimi problemi. E la situazione non sarà semplice da gestire. E allora è giusto che questa città abbia la possibilità di studiare questo problema nel pieno delle sue forze e nel pieno delle sue capacità, con un assessorato che si dedichi solo alla scuola e alle politiche sociali. Perché bisogna concentrare tutte le forze verso questi problemi, perché altrimenti davvero ci ritroveremo con una bomba nelle mani che non sapremo più gestire. Siccome ci avviamo alla conclusione, in realtà volevo anche esaurire il problema riguardante le cosiddette zone franche urbane. Termini ha avuto questa cosa, anche se è stata metà della città che è stata interessata, mentre la metà, come sai, non oggettivamente bisogna anche dire che la giunta ha deliberato di dare 500 euro a ogni commerciante, credo che sostanzialmente non faccia parte della zona cosiddetta franca urbana. Zona franca urbana è una botta di respiro sicuramente per le micro e piccole imprese termitane. È pur vero che la gestione di queste zone, come ormai credo gran parte della città sa, è stata non ottimale dal nostro punto di vista. Sono stati coinvolte alcune zone della città e altre no, in un periodo in cui probabilmente era giusto coinvolgere quelle tipologie di territorio e altri no. Ma ad oggi con questa crisi non si può pensare che c'è di inguaggiato dove un'azienda di fronte avrà lo sgravio della zona francourbana e l'azienda di fronte, l'attività di fronte non ce l'avrà. È impossibile pensare che la Via Vittorio Amedeo, che è l'altro zona, l'altro centro commerciale naturale, non rientri nella zona francourbana. È impossibile pensare che tutte le attività che ci sono vicino Porta Palermo non ce l'abbiano. E allora mi chiedo a cosa serve aver portato la zona francourbana nella zona industriale, nella zona dove praticamente le piccole e medie imprese non avrebbero senso. Mi chiedo il perché di questa delibera a 20 giorni dalle elezioni. Allora, noi abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti. Abbiamo richiesto con il nostro deputato regionale Giorgio Ciaccio della Commissione Bilancio, fateci vedere gli atti. Praticamente li stiamo ancora aspettando. Ma questo sgravio di 500 euro, che per noi è pura propaganda elettorale, su cosa si rifà? Sulla Tari, che è un tributo, che è un'imposta che in questo momento non esiste. Su una programmazione di bilancio 2014-2016 che in questo momento non esiste. Stanno prendendo in giro quella povera gente che non riesce a leggere bene una delibera. Perché quello dovrebbe essere un atto di indirizzo. Non è detto che quelle aziende avranno 500 euro di decurtazione della tariffazione della Tari. Chi me l'ha detto? Nessuno, non c'è nulla che me lo afferma. È un indirizzo che hanno dato agli uffici a 20 giorni dalle elezioni, quando potevano farlo sicuramente prima. Lo stanno facendo perché probabilmente sperano di accaparrarsi quei voti, ma io mi auguro che quella persona apra un attimino la mente. Non sto dicendo che è sbagliato dare quelle 500 euro. Se dovessimo trovare i fondi per poterlo fare, noi saremmo i primi a firmare quell'atto, saremmo i primi a firmare quella delibera. Ma se quei fondi poi non ci sono, cosa è stato? È stata una propaganda elettorale a 20 giorni dall'elezione. E allora noi vogliamo vederci chiari in queste cose. Ed è giusto che la città sia informata su queste cose.
Quello è un puro atto di indirizzo che stabilisce una cifra già ben prestabilita su un tributo che non esiste, con una programmazione economica che non esiste ancora, con una data di consegna precisa. Entro il giorno 30 vanno presentate le domande. Allora che atto di indirizzo è? Viene falsata la cosa, non è più un atto di indirizzo. Allora è giusto che la gente sia informata, è giusto che queste persone non continuino a raccontare menzogne. Perché si poteva fare, ma si poteva fare con i fatti. Si poteva fare anche dopo. Non c'era bisogno di farlo a 20 giorni dall'elezione elettorale, o bisognava farlo anche prima, non alla fine, per riprendere in mano la situazione di quelle persone che erano scontente del fatto di essere rimaste fuori da zone franche urbane. E tu raccontavi che i tuoi genitori, le tue zie, diciamo di una Termini che tu non hai conosciuta, una Termini che era anche la capitale di questo territorio, che credo che si è perso in parte. Assolutamente sì, come ben sapete Termini si ritroverà di fronte a una scelta importantissima. Dopo l'abolizione delle province noi siamo stati inglobati nella città metropolitana, la città metropolitana di Palermo, cosa che noi non vorremmo avvenisse. È importante che questo territorio riacquisisca la propria centralità ed è importante che questo territorio si riprenda la libertà di non diventare l'immondizzaio di Palermo, di non diventare la periferia di Palermo. Termini ha un ruolo centrale. Ha un ruolo centrale all'interno delle Madonie. Dobbiamo, come dire, concordando con gli altri comuni madoniti, la possibilità di creare un consorzio libero. E non è facendo una delibera a un mese delle elezioni che falsa effettivamente il procedimento legale che serve per creare il consorzio libero, che ti fa cambiare, ti fa uscire la città metropolitana. Vedete, con una delibera hanno provato a far uscire la notizia che noi siamo fuoriusciti dalla città metropolitana, cosa assolutamente falsa. Per uscire dalla città metropolitana di Palermo bisogna rientrare in determinate caratteristiche anche numeriche delle 180.000 persone, la possibilità di concertare con altri comuni, la possibilità di fare una delibera all'interno del Consiglio Comunale. Non è con una delibera di giunta che si fuoriesce dalla città metropolitana. E allora bisogna concertare con la popolazione la possibilità di fuoriuscita entro 6 mesi, perché abbiamo 6 mesi per fuoriuscire dalla città metropolitana, e di creare un nuovo consorzio. Ma per fare questo bisogna avere la volontà politica e la capacità di dialogare con le altre persone. È notizia di questi giorni dove praticamente il sindaco di Cefalù e l'attuale sindaco di Terminalese si punzecchiano dalla mattina alla sera per messaggi mancati o ricevuti. Non è questo sicuramente l'indirizzo che un'amministrazione dovrebbe seguire. Dovrebbero tutti sedersi intorno a tavolo e capire quali sono i pro e i contro del rimanere all'interno della città metropolitana o di fuoriuscire. È chiaro che la nostra visione è quella di creare un consorzio madonita. Un consorzio libero che si svincoli dalla città metropolitana di Palermo, ma questo si può fare semplicemente concertandolo con gli altri comuni, avendo la possibilità di deliberarlo attraverso il Consiglio Comunale, non certo con una delibera di giunta a un mese dalle elezioni che non ha alcun valore Bisognerebbe trovare 180.000 legale. E abitanti, bisogna trovare 180.000 abitanti. che siamo quasi alla fine. E se Luigi Sonsei diventa sindaco, le prime 5 cose che fa nei 100 giorni. Questi benedetti 100 giorni che ci sono stati propinati dalla politica precedente, noi li abbiamo smontati e non li abbiamo mai nominati all'interno del nostro programma. Perché la nostra programmazione è una programmazione a lungo raggio. È chiaro che le prime cose che faremo sono mobilità, decoro e verde pubblico. Dobbiamo rivedere la mobilità interna alla città, dobbiamo dare un minimo di decoro a questa città e dobbiamo ridare del verde a questa città che sta diventando grigia. Queste sono sicuramente le 3 cose su cui ci concentreremo immediatamente, perché sono le basi da cui partire per lo sviluppo turistico di questo territorio. Dobbiamo basare su questo le fondamenta di uno sviluppo alternativo a quello industriale che finora ci ha distrutto ciò che Madre Natura ci ha dato. Allora io mi posso impegnare tranquillamente con i miei futuri elettori che darò il massimo affinché questa città riacquisisca colore, affinché questa città riacquisisca una possibilità di mobilità differente, affinché questa città si venga restaurato il minimo di decoro garantito, affinché qualsiasi turista, qualsiasi persona, ma anche il cittadino stesso possa avere il piacere di vivere in questa città. L'ultima domanda che facciamo in genere è perché la gente dovrebbe votare per te e non per altri? La gente non deve votare me, la gente deve votare la visione che ha questo gruppo di persone. Qui non è Luigi Sunseri contro Toto Burattato. Luigi Sunseri tra 5-10 anni scomparirà dalla scena politica. Perché Luigi Sunseri ha un mandato, ha un obbligo di massimo 2 mandati. Non farà politica a vita, non mi interessa. Non
Non è la politica, è la gestione della politica, è una piccola parte della vita. Poi devo tornare a fare quello per cui ho studiato e quello che voglio continuare a fare. Quindi questa non è una battaglia personale. Le persone non devono votare me, le persone devono avere la coscienza e la responsabilità di votare un gruppo di persone, un programma politico, un'idea politica differente rispetto a quella dell'altro. Una È domanda. chiaro che la X la devono sempre mettere su Luigi Sunseri, su questo. No, dicevo che oltre ovviamente ad essere il più giovane, vai fiero di essere interista, non credi di perdere una parte del consenso. Sì, questo è un po' quello che mi hanno detto quando ho scritto questa breve biografia. È chiaro che è un po' una, è un po', come dire, una provocazione, uno scherzo, un po' goliardico. Ho sempre detto che sono, tra virgolette, abituato alla sofferenza, nel senso che per tantissimi anni non abbiamo mai vinto nulla e siamo stati sempre soggiogati da da questa sconfitta eterna, però poi ci siamo risvegliati e abbiamo vinto. È un po' quello che spero di fare in questa città. Bene, grazie. Tanti auguri per gli ultimi giorni di campagna elettorale. Grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci fino adesso. Grazie a voi per questa possibilità.